Allora, abbiamo visto il video che parlava dei principi della dinamica e presentava in particolare il primo e il secondo principio. Il principio, se il risultato delle forze applicate è zero, il moto dell'oggetto è rettilineo, uniforme, velocità costante. Secondo principio, se applico una forza non equilibrata, questo produce un'accelerazione e forza e accelerazione sono proporzionali. Raddoppio la forza, raddoppia l'accelerazione, usando due molle, due elastici, okay, deformati nello stesso modo, ciascun elastico viene deformato da una forza, forza applicata doppia, accelerazione doppia. Poi dice un'altra cosa nel filmato, se, vedendo in pianta, se uso due forze a 60 gradi, F1, F2, l'angolo alfa è 60 gradi, con F1 e F2 della stessa intensità, stesso modulo, che tipo di effetto ho? Questo a cosa serve? Serve a verificare, questo tipo di esperimento, se la forza si comporta come un vettore. Immaginate, ecco, questa era la traiettoria del disco. Se io proietto, questo è 30 gradi, se io proietto F1 lungo l'asse orizzontale, che cosa ottengo? Allora, F1 orizzontale vale, un triangolo rettangolo, F1 l'ipotenusa, 30 gradi è l'angolo adiacente al cateto orizzontale, questo è F1, per il coseno di 30 gradi. Okay. F2 orizzontale, la stessa cosa. D'accordo? L'angolo adiacente a 30 gradi è questo, l'angolo. Questo è totale a 60, questo immagino di farlo passare proprio a metà, quindi fissi la bisettrice, e ho F1 coseno 60, F2 coseno 60, ma F1 e F2 sono entrambi uguali a F. Se ricordate, il coseno di 30 gradi è radice di 3 metri. Quindi la forza risultante, parallelamente al filo, okay, vale F1 coseno 30 gradi più F2 coseno di 30 gradi. Se l'angolo totale tra i due vettori è 60, e l'asse del moto è orizzontale della bisettrice, ma F1 e F2 sono entrambi uguali a F, il coseno di 30 gradi, radice di 3 fratto 2, quindi il totale, ricordo che le due proiezioni, osservate, puntano entrambe nello stesso verso, quelle orizzontali, mentre quelle verticali si bilanciano perché sono diverso opposto. Di conseguenza questo mi dà F, scusate, devo F radice di 3 mezzi più F radice di 3 mezzi, cioè F volte radice di 3. Ma c'è una forza leggermente superiore a F. Viceversa, se l'angolo tra i due vettori fosse di 120 gradi, allora ciascuno dei due angoli è 60, e qui ho il coseno, avrei avuto il coseno di 60, che è un mezzo, quindi avrei avuto un mezzo di F più un mezzo di F, che fa F. Se l'angolo invece è di 60,
ho un effetto che è più grande di F, quindi l'accelerazione è leggermente superiore. 1,7. Ok? Se misurando trovo un'accelerazione che sta nello stesso rapporto, vuol dire che le forze si comportano come vettore, come avremo modo di vedere a lungo in futuro. Questo è quello che mi stava, che avevo proposto nel video. Ok? Detto questo, mi permetto di mostrarvi anche quest'altra cosa. Uno dei più grossi risultati sperimentali che abbiamo visto l'anno scorso è il fatto che se prendo un oggetto di massa m e lo lascio cadere, questo cade con un'accelerazione a che vale 9,81 metri al secondo quadrato indipendentemente dalla sua massa. Il moto dei gravi è il moto indipendentemente dalla loro massa, posto che l'attrito sia trascurabile. Vi ricordate questo? Avevamo verificato in uno e l'altro. Ma se cade e accelera, significa che c'è una forza. Che cos'è che lo fa cadere verso il basso? C'è una forza. Quale forza è? Beh, è quello che chiamiamo forza peso, che è dato dalla massa per l'accelerazione di gravità. Questo diciamo che un oggetto piccolo pesa meno di uno grande, perché la forza che agisce su una grande massa è più grande, ma l'accelerazione è la stessa. Questa, quella che chiamiamo forza peso, è l'effetto dovuto alla gravità terrestre che attira verso il centro della Terra tutti gli oggetti dotati di massa, producendo la stessa accelerazione per tutti, ma producendo una forza che è proporzionale alla massa. Le bilance, quelle bilance a pedana, misurano il peso, mentre le bilance a piatti a due braccia misurano la massa, confrontano masse. D'accordo? Più avanti vedremo esattamente in quale, in che cosa consiste la differenza. E ciò che noi chiamiamo differentemente peso o massa di un oggetto, perché? Perché G costa, è la stessa per tutti i corpi. Quindi la massa e il peso sono direttamente proporzionali. Posso dire che, sentite spesso dire che il peso di un oggetto è 2 kg. Questo formalmente, dal punto di vista scientifico, è sbagliato, è la massa che è 2 kg. Perché il peso è 2 kg per 9,81 metri al secondo quadrato. Questo mi serve come premessa a quello che sto per dirvi. C'è un sistema per misurare le forze che si chiama dinamometro, uno strumento che serve a misurare le forze. Che cos'è? Non è altro che una molla. Immaginate di attaccare una molla al soffitto e di appendere alla molla un determinato corpo. Okay? Quindi, essendo appeso alla molla, il corpo allunga la molla di un certo tratto. Perché la allunga? Beh, perché applica una forza peso, mentre la molla reagisce con una forza, detta forza elastica, che è tale che la molla si allunga fin tanto che il peso e la forza elastica si bilanciano. Perché quando il sistema è in equilibrio, una forza più l'altra forza uguale a zero, il corpo rimane in equilibrio, stato vero. Più aumento questa massa, più aumenta, più il peso, più aumenta l'allungamento della molla. Questa legge, il legame tra la forza elastica e l'allungamento della molla, prende il nome di legge di Hooke, okay? Ed è la tecnica utilizzata per costruire il dinamometro. Ve ne mostrerò un paio. Vedete che più voi tentate di allungarlo, più è intensa la resistenza, la forza che si oppone all'allungamento. La proporzionalità, la relazione generale tra allungamento e forza di reazione della molla, prende nome di questo nome, legge di Hooke,
ed è facile verificare che le due sono proporzionali. Per produrre un allungamento doppio devo usare una forza doppia. Entro ovviamente i limiti dell'elasticità della molla. Se allungo troppo questa si deforma irreversibilmente. È un po' come se voi tirate troppo un elastico, questo si spezza. Per elasticità di un corpo si intende proprio la possibilità che ha il corpo ha di essere deformato e da una forza, e in assenza di forza deformante lui ritorna alla forma iniziale. Quando questo accade il corpo si dice elastico. Se invece la proprietà è inversa, applico una forza, deformo l'oggetto e questo mantiene la forma acquisita, quella proprietà si chiama plasticità. Dico che un corpo è plastico se può essere deformato e una volta deformato mantiene la forma che ha acquisito, anche in assenza di forza deformante. Dice ciò che è elastico può essere deformato, la deformazione è proporzionale alla forza deformante e una volta che rimuovo la forza deformante il corpo torna alla forma iniziale. Se io taglio qui, non ho più il peso attaccato, la molla ritorna alla lunghezza, che si chiama lunghezza a riposo, quando non ha effetti, una forza applicata. Ok? La prossima volta vediamo un esperimento che verifica la relazione di linearità tra forza deformante, quindi quanti pesi attacco qua sotto, e di quanto si allunga la molla. Cioè la differenza tra lunghezza di equilibrio e la lunghezza quando non ci sono pesi attaccati. Quello è il principio di funzionamento del dinamometro, cioè di quello strumentino che serve a misurare le forze. Ok? Va, per adesso basta.